Fra, ci sei? Ti vedo che stai facendo la storia su Instagram. Non ha neanche le cuffie, quindi non mi sente. Posso dirvi delle cose orrende su di lui. Beh, dovete sapere che Francesco De Carlo ha questa particolare abitudine di sistemare i mobili in maniera anti-feng shui. Quindi voi sapete che c'è questa cosa cinese del feng shui, che bisogna sistemare i mobili in un certo ordine. Ecco, Francesco De Carlo fa proprio l'anti-feng shui. Quindi se il feng shui ti dice Vuoi? di mettere la testa del letto a nord, lui o la mette a sud, proprio in disprezzo Buono. di millenni di cultura. Stai buono che sto facendo una storia e L'ho sto visto, impazzendo. ma è tipo 6 minuti che stai facendo una storia. Posso Ma guarda, dire? io è ufficiale, sono stupido. Non so, adesso si è capito, è andata via un attimo la linea. Mi hanno detto che dire boomer è da boomer, quindi. No, Bra, l'ho detto io! me l'ha Non è che detto. t'hanno Però detto. finché me lo dici tu non vale, invece me l'ha detto uno di Twitch. Ma te pare? Ma perché ti dico io le cose e vanno bene? Le dicono gli altri? Lo dico da mo' che io boomer è la parola. Nemo profeta in casa. Come mai ti va via ogni tanto la linea, Francesco De Caro? Lo Forse sai che c'è. c'è la musica alta, probabilmente, quindi ti rientra un po' la musica. Vabbè, poi l'abbasserò quando sarà il momento. Come va? Adesso che ho pubblicato la mia storia, meglio. Ci date, amici di Twitch, un feedback se sentite tutto oggi? Insomma, lo sapete, se siete lì probabilmente c'è un ospite prestigioso, siamo molto contenti, un po' rivivo quelle emozioni alla Mario Monti. Non so tu, Francesco De Carlo. Beh, no, Mario Monti, Geggia, cioè, ne abbiamo avuto di ospiti importanti in questa trasmissione. Però sì, siamo molto contenti di iniziare questa Christmas Edition con un ospite d'eccezione. È solo il primo che, ne parleremo durante l'anteprima, possono chiedere i nostri radiospettatori. Oggi è Sant'Ambrus. Niente, stai combattendo con le cuffie. Sei peggiorato. Io ti vedo Ma in anteprima. Sì, ho perso le cuffie, quelle buone. Però mi senti tu, no? io ti sento e pare anche i nostri ascoltatori dicono che hai il volume alto. Non è che hai il volume alto, ragazzi, è che hai il microfono figo, De Carlo. Aspetta che abbasso. No, no, va bene, non ti preoccupare. Esci buono. Esco buono. Fra 3 minuti cominciamo, tanto si pianterà tutto. Ti ricordi? Io mi sono rivisto la puntata di Mario Monti. Eravamo molto emozionati, eh? E si è piantato. Tu non te lo ricordi, ma si piantò subito dopo Ma l'inizio. perché il computer si emoziona. Quando c'è Mario Monti si è emozionato. Non si è bloccato in altre situazioni il computer, se ti ricordi. Comprensibile. Non si è bloccato, per esempio, quando ci fu il caso l'affair Geggia. L'affaire Geggia di cui ancora oggi tutti i giornali parlano. Che bello che mi scrivono complimenti a Lancia per il pezzo di stamattina, ma io non ero in radio stamattina, forse per questo. Forse per questo. Grazie. Abbiamo dei rete spettatori molto simpatici. Sono un po' in ritardo, De Carlo ha già detto che è stato a Londra? Non ancora, ma lo dirà, lo dirà. Eh Quanto sono simpatici. Ma sì. Sei non è che ho fatto altro nella mia vita. stato a Londra. Francesco, ci vuoi dire quanto manca al tuo programma? Lo diciamo dopo, Lo diciamo dopo, scusami. lo diciamo dopo. Ragazzi, ma pensate se in realtà Roberto Saviano non c'è. E noi abbiamo fatto questa manovra di clickbaiting totale e non c'è. O magari per un problema tecnico non riesce a connettersi. Me la tiro? Me la sto tirando? Possibile. O magari si pianta tutto. O magari, come farebbe qualcuno, abbiamo il sosia di Roberto Saviano. Oh, 2 secondi, uno, dovremmo partire. Partiamo, via, si va, si va, si va. Ci sono sai, ci sono live, con buoni comici curiosi, che sono sempre pronti poi, anche nei giorni più gloriosi, quei giorni in cui non hai la voglia più nemmeno di pensare, ma senti solo il bisogno di doverti divertire, poi c'è tutti a casa, qualunque cosa accada qui con me. Stiamo tutti a casa, entra anche tu in questa
casa ci troverai. Già tutti a casa e ti sentirai subito a casa, entra anche tu dai. Questa casa, tutti a casa. Buonasera amici di Tutti a Casa e benvenuti a Tutti a Casa Coprifuoco e Fiamme, la potremmo dire stagione 3 di questo programmino nato durante il primo lockdown, durante la quarantena di marzo, quando un gruppo di amici si è detto: ma perché non mettiamo insieme le forze, accendiamo la webcam e cominciamo a chiacchierare tra di noi? I due amici iniziali che hanno dato il via a tutto questo sono stati Francesco Lancia, che vedete qui indicato da due pollici, e Francesco De Carlo, che non ha pollice, non ha neanche il maglione e anche la tazza di Natale. Beh, la tazza di Natale ce l'ho avuta sempre. Il maglione sempre. Effettivamente è il maglione di DJ, visto che oggi è uscita la canzone di Natale di Radio DJ, che non ho scritto io come l'anno scorso, ma in cui ho fatto un pezzettino, allora ho deciso di fare onore alla mia radio mettendo il maglione di Radio DJ. Molto bella la canzone. Se potremmo anche pensare a un momento maglione anche qui a Tutti a Casa, no? Sì, sì. Allora, fra oggi la tua rete è così, che stai scaricando dei porno? Stai scaricando da WeTransfer le puntate del tuo programma che poi venderai sotto banco a dei mercatini pirata? No, ma perché non funziona bene la rete oggi? Sto andando a scatti? No, adesso sì. Ogni tanto si ferma e riparte, ma non frequentemente. Dai, siamo felici. Allora, ci dicono che in teoria tutto va bene, quindi siamo pronti. Oggi siamo un pochino emozionati. Intanto vi ringraziamo perché in tantissimi avete condiviso le storie su Instagram, perché questa sera dovremmo avere qui Roberto Saviano come ospite del momento serio. Noi in genere non annunciamo i nostri ospiti, oggi l'abbiamo voluto fare perché insomma... No, da oggi li annunciamo, diciamo così. Ma io non mi lancerei, perché poi magari non c'è l'ospite. Perché dobbiamo... Vogliamo fare questa Christmas Edition era nata così, no? Di avere degli ospiti importanti per salutare questo 2020. E soprattutto festeggiare il Santo Natale. Ma vogliamo dire a tutti quelli che ci dicono: ah no, io su Twitch non vengo, non l'ho scaricato Twitch. Ragazzi, non dovete scaricare niente da Twitch, è un sito, andate, come YouTube, andate twitch.tv/cicciolancia e vedete Twitch. Poi se volete scaricare l'app, ma così come l'app di YouTube, ma se no potete andarci. Ma tanto, se state vedendo questo video, evidentemente ci siete su Twitch, quindi è un'informazione del tutto inutile. Come stai, Fra? Come hai passato questa settimana? E beh, sai che stiamo insomma in dirittura d'arrivo, perché stiamo per partorire questa prima puntata del nuovo programma di Comedy Central. Non possiamo dire molto, però insomma stiamo lavorando duro e siamo molto soddisfatti. Ovviamente tiriamo fino a tardi ogni giorno, compreso te. Compreso io. Come e oggi abbiamo girato delle cose molto carine anche molto oggi. Direi. Ci segnalano che c'è qualche secondo di fuori sync. In realtà a me non risulta, se non proprio magari pochissimissimo, quindi ragazzi fatevelo andare bene. È lo stress. I nostri contatti per scriverci e metterci in contatto con noi, che siamo in onda tutti i lunedì sera con Tutti a Casa alle 9:30 e gli altri giorni della settimana sempre sul mio canale Twitch, quindi iscrivetevi, mettete segui, perché c'è Comedy Talk durante la settimana, il primo talk show sulla comicità, e ci saranno tante altre attività che partiranno anche nei prossimi giorni. Tutti a Casa Live @gmail.com è la mail, 371-417-3950 per i messaggini WhatsApp. Se avete qualche domanda da fare ai nostri ospiti o ai nostri resident, potete farla, mi raccomando, messaggi vocali e brevi, altrimenti non riusciamo a sentirli. C'è però una challenge da lanciare, Francesco. Tutti a casa. La challengeona, volevamo essere youtuber. Qual è la challenge di oggi? Visto che l'altra volta ha avuto successo... Tipo a scuola quando mi interrogavano mi sono scordato di studiare. No, è la stessa della scorsa settimana, giusto? È la stessa della scorsa settimana. Ah, ok. La settimana scorsa qualcuno di voi, noi vi abbiamo lanciato la sfida: scriveteci che ospite volete su un foglio, esatto, e fotografatevi voi con quel foglio, inviateci la foto a tuttiacasalive@gmail.com per apparire nella nostra sigla finale. Qualcuno di voi aveva scritto Roberto Saviano e quindi avete capito che noi possiamo puntare anche in alto se vogliamo. Quindi cosa devono fare questa settimana, sì, Francesco De Carlo? Devono scrivere su un foglio o prendere una foto di un ospite potenziale di Tutti a Casa che vogliono... Di casa io mi frizzo ogni tanto. Sì, ogni tanto sì. Ogni tanto mi frizzo, però. Sì. Però insomma mandateci una foto o semplicemente la scritta dell'ospite che volete qui nelle puntate speciali di Tutti a Casa al 371, no, tutti a casa live @gmail.com, al 371
3334-4173-950 potete mandarci invece dei messaggi vocali. E noi li manderemo in onda. Di qualsiasi genere. È il momento di vedere, lo diciamo per chi ci vede per la prima volta e ci auguriamo siano in tanti, i meme che voi ci mandate con un titoletto molto molto elegante. Tutti a casa. Meme Coglioni, la rubrica dei meme che ci mandano i nostri fan. Si sono iscritti a Tutti a Casa Fan Group, la pagina Facebook dove noi diamo anticipazioni, decidiamo insieme gli ospiti, continuiamo il dibattito post Tutti a Casa Comedy Talk, e i meme riguardano i protagonisti. Vi ricordate puntata scorsa in cui Tommaso Fauro, che salutiamo, fu disturbato da una presenza oscura alle sue spalle e fece finta di niente. Noi sappiamo che ogni tanto spunta la mamma da dietro le spalle di Tommaso Fauro, e quindi chi bussa a casa Fauro? Nessuno, è il vento. Andiamo avanti. Un Luca Cupani cattivissimo nelle ultime puntate di Tutti a Casa, e l'abbiamo inquadrato, anzi i nostri ascoltatori, rete spettatori, l'hanno inquadrato in questa locandina. Non ce ne voglia il nostro ospite del momento serio di oggi, ma in un sondaggio piuttosto surreale è stato lanciata la sfida fra uno dei resident, Daniele Fabbri, niente po' di meno che Totò, e in questo caso c'è stata la somma fra Totò, protagonista insieme a Peppino del famoso film con la mala femmina, e poi sempre Luca Cupani, gran protagonista dei nostri meme, Cupani e il treno della Brexit. Ma qui se c'è qualcuno che può parlare di Brexit è Francesco De Carlo. Sì, no, basta pure, cioè, dopo aver scritto di tutto, fatto di tutto, basta, insomma, non vuoi, posso promuovere il mio libro? Me lo permetti una volta? Magari sotto Natale, Francesco. Non sotto ancora. Natale, fammi dire una cosa, Mi hanno fermato, sì, per farci i complimenti per Comedy Talk. Ah sì, e chi è stato? Chi è stato? Un signore per la strada, e visto che ci stanno seguendo persone che non conoscono quello che facciamo, il giovedì ormai, o magari un altro giorno della settimana, perché siamo andati in onda di mercoledì, però facciamo questo panel sulla comicità che insomma sta piacendo. Siamo contenti perché è bello parlare di comicità tra comici, quindi tanti comici e pochissime risate. È una roba da super nerd, però insomma ci divertiamo a parlare di comicità. I nostri fan esperti avranno notato che la telecamera di De Carlo ha fatto parkour, cioè si è sganciata per un attimo, e quindi questo significa che abbiamo un nuovo resident pronto a entrare in gioco, e lei è una delle terze resident più famose, perché entra sempre per terza sia in Comedy Talk che Tutti a Casa. Diamo il benvenuto a Chiara Galeazzi. Ciao Chiara! Ciao! Ciao a tutti! Come stai? Bene, bene, bene. Io sono reduce dai festeggiamenti del mio compleanno. Ancora auguri! Auguri. Auguri. Ancora auguri! Auguri! Posso stare così per tutta l'intervista o no? No, esce dall'inquadratura, quindi purtroppo devo toglierlo, scusate. Finisce nella gola di Francesco De Carlo. Ma tu sei anche tu sei anche festeggi oggi, perché è Sant'Ambrogio. Oggi è Sant'Ambrogio, è il nostro santo. Infatti, non so se qualcuno di voi ha visto su Rai 1 quello che è stato fatto alla Scala. No. Per sopperire alla mancanza della prima della Scala. No, che è successo? È stato fatto praticamente uno show che comprendeva dentro arie da alcune opere, balletti, anche contemporanei e classici, insomma. Vogliamo dire, fatto è una cosa molto bella. Un best of dell'opera lirica, un greatest hits dell'opera lirica. Beh, non solo, perché c'era un greatest hits della Scala. Tutte le cose che può fare, sembrava l'open day della Scala. Poi da domani potete iscrivervi se volete fare qualcosa alla Scala. Si può recuperare su RaiPlay, immagino, comunque, come tutti i programmi, sì. Come tutti i programmi Rai. Ti fanno i complimenti per la giacca, Chiara Galeazzi. Grazie. È una, tra l'altro è quella che avevo addosso a Data Comedy Show. Scusate, me ne sono resa conto adesso, scusate. Che anche quello, se scavate bene, potete recuperare su RaiPlay, in cui grandi, esatto. Lo diciamo soprattutto ai tanti numerosi e nuovi fan di Valerio Lundini. Ragazzi, i primi a portare Valerio Lundini in televisione sono stati questo stronzo qui e questo stronzo qui, perché con Data Comedy Show era lì con noi insieme a Chiara Galeazzi, a Annalisarione e a Edoardo Ferrario. Ciao Edo, non vi vedo più. Ciao ragazzi, mi vedete? Mi sentite? Ancora no, vediamo. Siamo spariti. Vediamo del gran verde, ma adesso ti vediamo. Eccoti. Sono in green screen. Come state?
Bene, tu come stai? Bene, bene, grazie. Veramente complimenti per la giacca, Chiara. Era straordinaria. Era quella di Giada Comedy Show. Esatto. È una camicia in realtà. Ispira però... statistiche, infatti, questa giacca, come se piove. Cioè, prendi la laurea di Noris all'Istat immediatamente. E dai dati. Segnalo che Edoardo credo abbia un pochino di rientro, quindi secondo me le cuffie un filo alte, Edo, perché rientra l'audio delle tue cuffie all'interno del microfono. Non so se è possibile. Le abbasso però immediatamente. Però da quando sei apparso c'è stato un po' di rientro. Intanto ringraziamo Mauro Mosca che si è iscritto al nostro canale e anche Astronauto 85 che si è iscritto per 2 mesi. Che cosa vuol dire iscriversi? Voi potete seguirci cliccando su segui e venite aggiornati su quando siamo in diretta, ma potete anche iscriverci e sostenerci, soprattutto se avete un abbonamento Prime, potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale e un pezzettino del vostro abbonamento Prime finisce a supportare le iniziative di questo canale. Detto questo, come stai, Edo? Bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Sono così, insomma, giornate, per quanto si può star bene in questo periodo, però comunque, insomma, stiamo tutti quanti cercando di immaginarci come saranno i mesi a venire. C'è già un po' quell'atmosfera natalizia, no? In quattro a casa. Però scusami, tu fai il modesto, ma sei reduce da un successo clamoroso sta settimana. Stai parlando per caso del podcast più morbido che esiste sull'etere italiano? Kashmir, quando vuoi, con uno spottino durante la pubblicità di Tutti a Casa, noi vi aspettiamo, ragazzi. Se volete promuovere il vostro podcast, mandateci uno spottino e noi lo mandiamo in onda. Oh, Edo, grande successo. E quanto gli costa? Quanto gli costa? Guarda, ringraziamo veramente tutti quelli che ci hanno ascoltato, non ce lo aspettavamo perché è stata una cosa veramente... in attesa, nel senso che comunque con Luca abbiamo voluto fare, con Luca Ravenna, un podcast un po' anche per supplire soprattutto alla mancanza del palco in questo momento, che ci manca tantissimo e siamo tutti veramente molto tristi del fatto che non ci possiamo esibire, e abbiamo voluto fare proprio un podcast in qualche modo per mantenere il contatto col pubblico e continuare un po' a raccontare quello che sentiamo. Lo avremmo fatto con le serate dal vivo se si fosse potuto, non si può, e quindi siamo felici di farlo con il podcast. Tra l'altro siamo andati immediatamente in tendenza su Spotify, siamo secondi immediatamente prima Sfera e Basta, e ci siamo ripromessi con Luca che se il pubblico ci fa scavalcare Sfera e Basta, noleggiamo uno scooterone e andiamo a Cinisello Balsamo ad alzargli la coppa in faccia appositamente, io e lui, comunque... e a farci poi minare, credo. Esatto, questo volevo dire. La prende bene lui. Complimenti per Kashmir. Allora segnaliamo anche Reclam, il podcast di Chiara Galeazzi e Tania Loschi, che è fermo da un po', ma che... Da un po'? No, da un po' non è vero. Subito a parlare. È un podcast mensile comunque. È bellissimo, dopo aver parlato... però il tuo è fermo da un po'. Che vogliamo invece fare. Tu non stai facendo un cazzo in questo periodo, Tu e la tua amichetta. Hai ragione. Ringraziamo Alberto KDM e Zipi Compagnia che si sono iscritti. Hanno sbloccato anche le iconcine a forma di lundini che possono usare in chat. E a proposito di Resident di Tutti a Casa, diamo il benvenuto. Ah, è sparito. Chi è sparito? No, aspetta. Sono sparita io. Si è sparito tutto. Beh, diamo il benvenuto. È sparito Edoardo. Eccolo. Diamo il benvenuto a tutti a casa a Federica Cacciola. Ciao Fede, come stai? Bentornata. Grazie. Bene. Ciao, bene. Fede. Ciao. Anch'io sto festeggiando Sant'Ambrose. Sant'Ambrose, perché anche tu ci stai chiamando da Milano. Una Milano nella quale. Dimmi, Fede. No, sto chiamando da Roma. Sei venuta a Roma a festeggiare Sant'Ambrose, mi pare. Esatto, e a Roma, chi vive a Milano, a Roma festeggia Sant'Ambrose con questo incredibile mix che ho trovato di vino e melatonina. Ah, perfetto, ah, e che fai a San Pietro e Paoli, per capire? Te ne vai a Milano a farti di vin brûlé e cocaina, che ci si fa a Milano al posto? Vabbè, non entriamo in... No. Cioè, si va per i mercatini quando ci sono, ovviamente, quindi non in questo momento si sta a casa in ciabatte come tutti gli altri giorni. Esattamente. Ringraziamo, no, non si è scritto nessuno, ringraziamo tutti i follower. Ringraziamo nessuno. Sono le 21:45 e allora è il momento in cui avevo promesso al nostro ospite che l'avrei chiamato. Adesso mi serve un momento in cui prendete tempo.
A che ora hai promesso di lasciarlo, di liberarlo? Sempre 22:15, eccolo qua, 22:15, 22:20. Proviamo ad agganciarlo, vediamo se c'è il nostro graditissimo ospite. Intanto io posso mettere la sigletta, quella sì. Il momento serio, perché non siamo mica solo dei cretini, e vediamo se riesco ad agganciarlo. Voi lo vedete, ragazzi, che in genere vedete gli ospiti prima di me. Lo vedete? Ciao. Ciao, e allora diamo il benvenuto a tutti a Ciao. Casa con grande piacere a... Non è quella di nuovo Federica Cacciola, lo sapevo. Ciao. Aspettate, aspettate, eccolo qua, diamo il benvenuto a tutti a casa a... Roberto Saviano. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao, a tutti a tutti. Casa. Come Ciao. Stai? Ciao. Come va? Qui tutto bene, tu come stai? Come resistete? Cerchiamo di resistere. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Col vino, come vedi. Principalmente col vino. E qualcuno, con la, qualcuno più giovane con la tisana. Perché noi siamo giovani dentro. Andiamo all'anagrafe. Va. Esatto. Andiamo all'anagrafe. Allora Roberto, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Ti dico più o meno dove sei capitato. Intanto sei su Twitch. Che è il... Sei mai stato su Twitch prima d'ora? Ebbene sì. Oh. Sono stato su Twitch... Con ora non ricordo, ma mi hanno già intervistato su Twitch. Perfetto. Allora sai cosa facciamo? Noi non ti facciamo una vera e propria intervista, ma una chiacchierata, perché questo programma nasce il primo giorno di quarantena, quando un gruppo di amici, tra cui questi che vedi, si sono detti: senti, accendiamo le webcam, facciamocela prendere bene ed evitiamo di dare le capocciate al muro. Piano piano abbiamo cominciato a Giusto. Chiamare persone per saperne di più del mondo che ci circonda, e alla fine, eccolo qua, è nato questo non programma, anche per avere uno spazio diverso da quello televisivo in cui si può parlare con un po' più di calma. Vicino a me c'è Francesco De Carlo, co-conduttore di questo programma, è stand-up comedian, scrittore, un tuo collega, mi viene da dire. Roberto, perdonami, un tuo collega. Tutto mio. Sotto di me c'è Edoardo Ferrario, anche lui è stand-up comedian. Con Francesco e con Saverio Raimondo sono i tre stand-up comedian che sono su Netflix in questo conosco, stand-up. Seguo Federica Cacciola. Anche lui collega, comunque, collega scrittore. Anche Edoardo, certo, collega. Credo che a non a scrivere un libro siamo rimasti io e te, Chiara, ormai. Cosa aspettate, ragazzi? Che a me non si nega a nessuno veramente il libro. Poi certo, scritto io e De Carlo, poi certo, da lì a vendere milioni di copie è tutto un altro discorso, però va bene. Federica Cacciola, che è qui sotto, non so, non ci azzecco mai con le dita, e la conosce anche lei, scrittrice, comica, insomma. E Chiara Galeazzi, autrice comica, è quassù. Allora Roberto, intanto mettiti comodo, proprio togliti le scarpe, mettiti il pigiama, stai proprio sereno, perché sarà una chiacchierata molto antitelevisiva, però facciamo i bravi padroni di casa. E cominciamo la chiacchierata che ci volevamo fare con te a partire dal tuo ultimo lavoro, Gridalo, che ringraziamo Bompiani perché ce l'ha mandato e noi facciamo questo per scroccare, grazie Roberto, ce l'ha mandato a tutti e l'abbiamo letto. Meno male, che è arrivato soprattutto, che sono partiti e spesso mai arrivati. C'è arrivato, poi io ti chiederò l'autografo sul Kindle quando potrai con uno scalpello, però... Ho firmato Kindle invece. Davvero? Sappi, giuro, c'è la copertina sopra, tantissimi chiedono la firma sopra, poi in realtà si cumulano le varie firme degli autori. Però esatto, perché adesso quello leggerà il libro di Razzi con la tua firma sopra, per esempio, per il libro di Bello Figo con la firma di Roberto Saviano sopra. Quindi spendono sia per la copia digitale che per una nuova cover ogni volta che devono fare firma copia. No, in realtà funziona che comprano una cover spesso rossa, insomma, e ci sono tante firme di autori, non c'è solo Okay. come il gesso, come quando ti ingessano un braccio più o meno. Proprio così. Sono persone che non hanno capito che il Kindle si può tenere dopo aver letto il libro e non è necessario buttarlo tutte le volte. Comunque, lo rifacciamo vedere perché abbiamo cazzeggiato, invece era importante vederlo, Gridalo il libro... che io devo dire la verità, sono onesto, ho iniziato a leggere perché ci è arrivato giovedì e quindi abbiamo cominciato un po' di corsa, non sono così veloce, e racconti delle storie fighissime dentro al libro. Io non voglio fare spoiler, in realtà sono capitoli tutti dedicati a dei personaggi che in qualche modo possono essere di ispirazione e di mappa a una gioventù che deve combattere per i suoi ideali e gridare per la sua verità.
Ho detto bene? Non, giuro che non me l'hanno detto, no, di dirlo. No, perfetto. In realtà, appunto, il sottotitolo che non ho avuto il coraggio di imprimere doveva essere Manuale per non diventare uno stronzo. Perché il percorso di questo libro va in quella direzione, cioè insomma, sostanzialmente, ok, per sopravvivere bisogna diventare degli stronzi, cioè quindi vincere la competizione, non farsi fregare, insomma. E allora mi sono detto, forse è il momento di poter tracciare una mappa e mostrare che non per forza quello è il nostro destino, e quindi ci ho messo dentro delle storie assurde anche di personaggi che crediamo di conoscere o che abbiamo sentito mille volte, che invece grossa parte della loro biografia o delle loro scelte le abbiamo ignorate. Cioè, per esempio, ricordavate che Pasolini era stato processato per rapina a mano armata di un benzinaio? No, assolutamente no. Questa mi era sfuggita. È una delle storie più, diciamo, sconosciute del povero Pasolini, che ne ha avute di ogni. È stato insultato, diffamato, accusato di tutto. Un giorno venne accusato di plagio da un tizio che diceva che aveva dimenticato il dattilo scritto in un tassì. Pasolini l'ha preso e gli ha messo il suo nome, giuro. E succedevano all'epoca queste cose. Succedeva, non solo succedeva all'epoca, ma cosa accadeva? Che i giudici, quando ricevevano sti matti, in realtà archiviavano in automatico, ma se Pasolini era l'obiettivo, essendo lui già attaccato, era facilissimo, non vedevano l'ora di rinviare a giudizio. Quindi lui si fa sto processo per rapina, e io racconto tutto il meccanismo con cui appunto vengono delegittimati tutti coloro che prendono parte, posizione, e il benzinaio e suo figlio dicono ci ha rapinato con una pistola con i proiettili d'oro, giuro, e lui non verrà mai assolto, ma amnistiato, insomma sostanzialmente tolgono da mezzo il processo, e cosa che lo ferì moltissimo. E c'era tutto un racconto che mezza Italia seguiva, diceva ecco lo scrittore comunista ma con la macchina decappottabile che va a fare le rapine, e insomma, cioè, e riempì, ho farcito letteralmente queste 500 pagine di storie in grado di raccontare insomma, più che la vita, perché in realtà non è che non ho costruito microbiografie, anzi tutt'altro, ho colto tutta una serie di figure che nella mia vita mi hanno aiutato, come dire, a resistere, ma nel vero senso della parola, e quindi la possibilità di dire insomma ecco la mappa per non diventare esatto. Intanto io ti chiedo una cosa, Roberto, si può leggere, lo so sembra una domanda stupida, ma tu sei abituato a intervistatori che si preparano, hanno le domande scritte, noi qui andiamo a braccio, te lo dico, ma si può leggere? Io ho cominciato da quella di Soros, capirò lo stesso, cioè posso leggerle a caso? Sì, non c'è un percorso, sì esatto, puoi iniziare anche dalla fine, cioè okay. È tutto così, è un insieme, un puzzellone, è come una serie che però ogni volta che c'è la nuova puntata comprendi tutto. Esatto. Esattamente così. Ho cercato di costruirlo così, anche perché mi sono accorto, stando un sacco in America, che adesso gli scrittori, quando per esempio presentano il loro libro, non è che prendono e raccontano solo cosa c'è dentro, cercano di presentare anche i tempi di lettura, cioè dicono allora 10 pagine prima di andare a dormire, oppure appena vi svegliate, se avete un po' di tempo, fatevi 2 pagine. Cioè, gli scrittori americani iniziano a dire, ok, non c'è tempo, la grande concorrenza è il telefono, sono fregato se tu lo prendi. E allora, negoziamo. Prima di prenderlo sappi che 5 pagine del mio libro possono darti questo. Quindi, senti, si arriva al tema del libro alla fine. E questo è partito con gli scrittori fantasy. Gli scrittori fantasy che fanno 800 pagine, 3000 pagine, si sono trovati immediatamente negli ultimi, ma pochissimo, perché sono gli ultimi 8-10 anni, sono stati con un pubblico che non vuole più leggerli, mentre invece con la televisione loro non avevano un vero concorrente, anzi il lettore nerd di fantasy, non solo nerd, insomma la lettrice, il pubblico femminile che amava diciamo il fantasy in America è immenso oggi, non entrava in concorrenza con la televisione, adesso col web sì. E quindi ti dicono, allora il primo capitolo può essere letto, giuro, in sì. 3 giorni. Ti raffigurano una sorta di prescrizione, praticamente. È una prescrizione, esatto. La posologia. Posologia, come la melatonina, no? Ti danno, esatto. Voce, esageri, non ti fa troppo male.
perché ti mette paura, ormai vedere un libro ti mette un po' paura e quindi dici, ma non è meglio che aspetto? A me succede, vi giuro, non con questo libro che non ho fatto, ahimè, presentazioni. Ogni volta che faccio un libro c'è sempre qualche ragazzo che dice, ma quando esce la serie? Giuro, sempre. E allora e io dico, ma non lo so se esce la serie, un film, ah, vabbè, quando esce il film? Oppure una cosa bellissima che mi è successa con le ultime generazioni, che vengono e mi dicono, ma è vero che hai fatto un libro sulla serie? Cioè proprio si scavolta. Sì, sì. È vero che ho fatto un libro sulla serie, perché, ma è così poi anche per esempio nella vita, cioè quando io che so, arrivi in Messico perché il libro è andato bene in Messico, quindi già sai, ti vogliono incontrare, alla fine della sera hai incontrato solo persone che chiedono serie, ma già ero produttori, serie, crime. A un certo punto sei oberato da qualsiasi possibilità, dici wow, cioè non ne posso più. E allora più. La domanda te la faccio, Roberto, quando diventerà una serie Gridalo? come si dice Gridalo in spagnolo soprattutto. Esatto. No, o perlomeno quando diventerà una serie di storie su Instagram, perché ormai purtroppo è l'unico modo di fruire i contenuti a quanto pare. Già che già lo sto trasformando, perché su Instagram la battaglia adesso senza librerie, senza teatri, la promozione è diventata un incubo, nel senso che per certi versi c'è uno spazio bellissimo delle dirette, perché le dirette ti permettono comunque di raggiungere un bel po' di persone, anche per esempio con 400 di media, 1200 di media, è come stare di fronte a un teatro gigante. Mm-hmm. E quindi, insomma, dall'altro lato ho capito anche, insomma era facilmente intuibile, che la diretta poi è diversa di quando sei in teatro, perché chi ti viene a vedere poi ti sente davvero, ti sente per tutto il tempo, magari insomma non è lì per rompere le balle, invece tu hai sempre quelli che entrano dentro appunto e commentano a cazzo, però il sì, e però la cosa dell'Instagram, trasformare un libro in Instagram è complicatissimo. Anche semplicemente cercare di raccontare, e Gridalo era complicato, nel senso che Gridalo è pieno di storie, mm-hmm. per cui non risponde alla regola prima, per vendere un prodotto devi solo avere un elemento centrale, già se ne hai due stai confondendo, ma io provo a spiegare che i libri sono prodotti diversi, quindi cioè, vanno verso la complessità. Se invece vado verso troppo una semplificazione, certo. Ho fatto un brutto libro, almeno io. Io e Ciccio Lancia in particolare. Dimmi, fra. No, dicevo che su questo discorso della complessità, io e Ciccio Lancia ultimamente ci scontriamo molto con la realtà televisiva. Sì. Ma lasciamo perdere. Comunque, c'è una domanda. Vai. Non so se il salto è troppo lungo da Pasolini ad Hulk Hogan, però. Qui abbiamo ospitato Geggia e Mario Monti nella stessa puntata, quindi sono entrambi nel tuo libro e la storia di Hulk Hogan è molto interessante, soprattutto perché c'è un tema che a noi ci sta molto a cuore, ovvero, leggo dal libro, vuoi instaurare il più feroce dei regimi di censura, sdogana l'insulto, rendilo lecito, non punibile, ordinario, comune. Più di una volta qui ci siamo messi a parlare del politicamente corretto, di come questa da una parte dittatura del politicamente corretto venga comunque fraintesa, perché effettivamente è difficile spiegare il concetto di politicamente corretto in Italia, perché tu che hai vissuto negli Stati Uniti e io che sono passato a Londra una volta, è successo che c'è una differenza, no? Nel modo in cui certe parole si possono usare, nel modo in cui certe categorie non si possono attaccare. E io dico sempre che ci stanno delle cose che non si possono dire nel più underground comedy club di Londra e vengono dette in prima serata in televisione in Italia durante un talk show politico. Tu la noti questa differenza d'approccio su questo tema? Tantissimo, anche perché io per esempio in realtà mai come nell'ultima fase ho utilizzato anche il turpiloquio per attaccare la politica. Quindi diciamo una forma di ingaggio forte, anche linguistico, contro il potere politico, io la scelgo e come, mi faccio querelare come succede sistematicamente, ma mando a cagare, insomma cerco di stigmatizzare portando anche in un momento di emotività,
la situazione. Detto questo, sai, prima citavi appunto il grande Hulk Hogan, quella storia lì nasce dal fatto che lui, questo gigante, in realtà fragilissimo, ha una storia con la moglie di un suo amico. Il giornale lo viene a sapere, un giornale si chiama Gawker, e gli mette una telecamera in hotel, quindi vietatissimo. Riprende questo incontro, lo posta, Hulk Hogan querela, in realtà il tribunale, per farla breve, dà ragione a Gawker, dicendo che essendo lui famoso è diffamazione solo quando dici il falso su un famoso. Quindi nonostante questo gossip fosse una notizia irrilevante, perché era la sua vita privata, raccolta in forma illegale, il giudice gli ha dato ragione ai gossipari. E lì parte la vendetta. La storia che però appunto metto in grido è particolare, perché il fondatore di PayPal, che era staccata, non voleva che si sapesse, la sua famiglia non lo sapesse, così, chiama Hulk Hogan e dice: ti do i miei legali, sembrerebbe pagati oltre 100 milioni di dollari, ti do i miei legali per spaccare Gawker, perché non esiste che si violi la libertà delle persone. Paga questa struttura enorme di avvocati che dimostrano che effettivamente, anche se sei famoso, la privacy è un diritto, facendo un'analisi interessantissima, cioè dimostrando che se tu minacci la vita delle persone, te ne stai minacciando la libertà, che è il principio su cui fonda l'intera democrazia americana. E quindi solo equiparando la violazione della privacy alla violazione della libertà, sono riusciti a far poi pagare 300 milioni di dollari Gawker, e quindi ha dichiarato fallimento, e la grande macchina, del gossip è crollato. Quindi sul politicamente cosa succede? Spesso le peggiori cose vengono dette ammantandole di politicamente, sai, sarò scorretto e spari una cazzata, no? Sarò scorretto, io non so essere corretto, e tiri giù la più violenta delle aggressioni. Detto questo, però, la declinazione del politicamente corretto e dello scorretto è sempre difficile misurarla. Io in automatico cerco sempre di vedere il vettore contro il potere è una cosa, il vettore è da un potere contro qualcuno che è isolato, in difficoltà, messo all'angolo, e quella è un'altra cosa, conta moltissimo. Ah, se questa e cosa poi... se questa cosa, Roberto, la si applicasse anche nella comicità. Ah, no, ma penso che il riferimento era anche quante quello, meno magari. Chiacchiere faremmo tutti quanti. Incredibile. Sì, ed è complicato, nel senso che adesso, non so, avete visto, no? Spesse volte i politici dicono: no, ma io sono scorretto, ma è come se tutta la storia lì del giornalista, non mi va di nominarlo. Comunque quel personaggio che sembra un po' ubriaco, che ogni volta che la spara è sempre più grossa. Ecco, sì. Lui in realtà lì c'è tutto il gioco, cioè chi lo segue dice: ah, perché io mi piace essere scorretto, no? Mm-hmm. Poi c'è invece la gabbia del politicamente corretto, che io in America l'ho vissuta tanto quando ho insegnato all'università, no? A Princeton, all'NYU, significa non poter fare un passo, anche in termini di ricerca e di comunicazione, senza prima valutare tutte le possibili reazioni, e se ci sono delle reazioni di critica anche, renderle subito emotive e quindi costringere te a non fare più osservazioni. Faccio un esempio, perché capisco che così non è chiaro. Un giorno sono lì, presentavo una ricerca sui ragazzini che a Napoli entrano, si affiliano piccolissimi, e negli ultimi 10 anni sono arrivati ai vertici del clan. Non era mai successo che un sedicenne comandasse, mai. Sta succedendo recentemente per volontà delle vecchie famiglie, storia lunga. E a un certo punto inizio a parlare e dico: guardate che negli Stati Uniti i morti di eroina sono di più dei morti, dei Marines morti in guerra. Gelo. E non mi sembrava di aver fatto nulla, non è che stavo comparando le vite dei Marines e degli eroi, no, cioè. E soprattutto stavo parlando di gente morta disperata.
non è parlato di banditi. Eppure mi è stato detto, comparazione molto infelice, c'erano dei ragazzi fratelli di reduci, perché hai fatto questo paragone? Non c'entrava niente. Ecco, il politicamente corretto americano è arrivato a questo, cioè che persino cose chiaramente che non sono offensive, il solo innescare la possibilità di un trauma, e vi assicuro che cioè io ho sentito persone dire, allora, nel africanistica, bisogna studiare per comprendere il rapporto tra l'Inghilterra e l'Africa tutti i testi più importanti di Caccia. Chiedo scusa di aver citato questi testi, chiedo scusa di dover citarli, perché in aula potevano esserci persone contro la caccia o vegane, ma non c'era. Non è che tu stavi dicendo andate a cacciare, cioè stavi citando dei libri di caccia dell'Ottocento. Cioè, incredibile. E quindi sta succedendo che una cosa giusta, cioè dare responsabilità alle persone quando discutono, essere attente, sta iniziando a diventare sostanzialmente parla o alla tua bolla. Cioè, quindi Roberto, quello che tu dici, cioè quando le persone dicono ma ormai con sto politicamente corretto non si può più dire nulla, cosa che evidentemente in Italia siamo ben lontani da essere, una buona bussola per orientarsi in questa giungla è quel vettore di potere di cui parlavi, cioè se il vettore di potere va da potere a basso, quello probabilmente forse lì è il caso di utilizzare il politicamente corretto in quel senso. Sì, esattamente. Poi appunto sul potere, adesso per esempio quando vedi Di Vincenzo De Luca è un uomo che fa cabaret, nel senso a me fa anche ridere, devo dire, quando recentemente mi ha dato del carrettiere. Che nel mio senso mi ha detto si veste da carrettiere, che devo dire che è un elemento della smorfia, credo, napoletana, sarà il 24, non lo so. Io una trattoria qui a Roma. A un certo punto ho iniziato a pensare, ho detto, ma non è che per caso lui voleva fare una citazione super colta, cioè Masaniello vendeva il pesce sul carretto, quindi carrettiere, lui gli sta dando del Masaniello, no in realtà non era. Dopodiché ha fatto una scorreggia con l'ascella e hai capito che no, non stava facendo una citazione colta. Allora, Chiara, ma posso fare una domanda? Una domanda sempre un po' inerente a parole, insomma, anche un po' il concetto di riappropriazione, che è una scusa che molti usano quando utilizzano le parole, diciamo, che adesso sono più controverse, diciamo. E che su Twitch, vi ricordo, che su Twitch non si possiamo dire, se no ci chiudono il canale, quindi neanche per esempio, ok? No. Però c'è un capitolo all'interno del libro dedicato ai Sabot, no non è vero che è dedicato ai Sabot, però volevo farlo passare come un messaggio di moda, in cui verso la fine tu fai un elenco di parole legate al fascismo, e parli di parole come manganello, olio di ricino, me ne frego, e la cosa che tu dici è cerco di pensare al contrario di quella parola, al fatto che ad esempio io me ne frego e come, cioè mi interessano queste cose. Io volevo chiederti una cosa rispetto a delle parole che ultimamente sono legate, non diciamo al fascismo, ma alla destra, e che forse sarebbe il caso di riappropriarsene e di utilizzare nel modo più, come dire, apolitico possibile, come ad esempio la parola patria. O sì, il simbolo della bandiera italiana, perché io ad esempio mi sono ritrovata durante la pandemia a uscire di casa, a vedere che in alcune case qualcuno ha messo la bandiera italiana fuori, tra l'altro mi è capitato anche di vedere una bandiera di Forza Italia, ma vabbè, quello sarà un residuo degli anni 90. Stalgi. Il mio primo pensiero, ormai automatico, è stato lì vive una persona di destra. Anche se poi tipo no, oddio no, devo togliere questo pensiero, la bandiera è nostra, è anche mia, è di tutti, eccetera. Però in un certo senso ci sono delle cose che erano di tutti e che sono diventate parole invece di una parte politica. Tu cosa pensi di questa cosa, e c'è modo di riappropriarsi di queste parole, di questi simboli anche, insomma? Ma sai, hai proprio ragione, nel senso che... vabbè, in grido io cerco di dire... come dire...
troviamo il modo di salvare parole anche come onore, no? Che è una parola bellissima, un concetto meraviglioso. Io sono meridionale, cresciuto in questa dinamica dell'onore, cioè rispondere a se stessi, perché poi quello è l'onore, che è stato portato via dal fascismo, ma anche dalle organizzazioni criminali, uomo d'onore, uomini d'onore. E il tricolore è il concetto di patria, poi. Io che sono discendo da parte materna da mazziniani, erano tutte famiglie mazziniane, liguri, io sono per metà nordico e per metà sudicio. La parola sudicio viene da questo, giuro, viene dal fatto dell'essere del sud, nordico e sudicio. Chissà se anche sudore, non lo so, è venuta vorremmo vedere. Sarebbe una curiosa scoperta. Credo di no. Però dicevo, il tricolore appartiene a quel mondo, cioè a coloro che hanno unito l'Italia costruendo non semplicemente un insieme di stati, ma il sogno di un'altra patria, appunto, cioè un'idea nuova di politica e di mondo. Per questo, ad esempio, gli inglesi impazzivano per Garibaldi. Quando Garibaldi arriva a Londra, ci sono migliaia di persone ad aspettarlo, migliaia. Alexander Herzen, che racconta questa storia, lo accoglie e lui vuole uscire, ma ci sono tantissime donne che vogliono i suoi ciocchi di capelli biondi, anche di Garibaldi, giuro, e allora lo coprono con un tabarro e lo fanno uscire dietro dal palazzo. Poi tipo i Backstreet Boys, ecco, esattamente fuori dall'albergo. Esattamente questo. E quando c'è una voce che dice è lì Garibaldi, tutti vanno verso di lui e sventolano il tricolore, cioè sventolano il tricolore per un socialista, e lo sventolano perché non era semplicemente un uomo che stava unendo l'Italia, poco importava, nel senso che no, ma stava costruendo un altro stato, un'altra patria, si sognava, poi non andò così, ma diversa da tutte quelle che c'erano in Europa, e che iniziava lì un percorso di Europa diverso. Quindi sì, io temo che la storia del tricolore perso sia dovuto al fatto che, appunto, durante tutti gli anni 70, anche prima, tutti gli anni 60, gli unici che sventolavano il tricolore erano i tifosi o era il movimento sociale. E perché dall'altra parte c'era ovviamente la bandiera rossa, il concetto che, vi ricordate, no? Il proletariato non ha nazione, internazionalismo, rivoluzione. Io persino ho fatto in tempo a fare manifestazioni con questo slogan. E dimostra i miei 40 anni, però diciamo io sono, per esempio, io adoro invece il tricolore e la sua storia. Tra l'altro, la Repubblica Romana, dove c'erano appunto Garibaldi e Mazzini, e Pisacane, il mio amatissimo Pisacane, dove poi morì il povero Mameli, vabbè, storia lunga, vi ricordate, era il tricolore e sul bianco c'era scritto Dio e popolo. Appunto una repubblica, fu un momento meraviglioso per Roma. E sto fatto che il tricolore e dannazione ce l'hanno fottuto così, e mi dispiace un sacco, perché proprio il tricolore, perché non è neanche, come dire, l'Union Jack, no? Che già di per sé dice vabbè, però è stata la bandiera che ha sventolato sugli imperi. Proprio il nostro tricolore, senza il marchio Savoia e tutto, in realtà è veramente una bella storia, cioè proprio una storia del mondo che vorrei, e non è sempre così con le bandiere. E quindi sì, secondo me bisogna riappropriarsi di quelle quella è la strada, non so, sì, magari non identificarli necessariamente con i confini, con i muri che vengono messi ai confini e con i blocchi, e considerarli come un riconoscimento di una comunità, non lo so, la butto lì. Edoardo o Federica, vai, poi Edoardo, ci abbiamo tempo tutti, tranquilli. A proposito di confini, anche di cose che ormai sono diventate appropriazione di una certa parte, il tuo libro è una mappa per non diventare stronzi. Ecco, il punto non è che in Italia c'è un po' una mitizzazione dello stronzo, cioè un po' in Italia comunque la stronzaggine è figa, è considerata figa, e la bontà è degli sfigati, cioè questa non è una cosa esattamente positiva in un'intelligenza ovviamente comunitaria per il bene di tutti. E come si fa a sganciarsi da questa, infatti anche no, chi è buono viene considerato buonista, con un termine negativo, dispregiativo.
dispregiativo di un sentimento umano. Come si fa a riappropriarsi della bontà e a smitizzare la stronzaggine, cioè far capire che gli stronzi non sono fighi? Allora, secondo me è interessante perché, sai, è difficile innanzitutto perché uno stronzo è alla forza di poter essere stronzo sempre. Un buono, una persona buona, può essere in un momento non buono, in una fase difficile, di stress, e quindi non può essere tranchant, per esempio, e tanto gli basta per essere quindi considerato ipocrita. Quindi c'è infatti un elemento di comunicazione, cioè io l'ho visto su tantissime persone, no? Ma chi quello buono, ma quello stronzo si è fatto pagare, chi quello buono, ma quello ha tradito la fidanzata, cioè cose che non c'entrano in qualche modo nulla con la complessità di una scelta, così tanto bastano per delegittimarsi. Quando invece sei stronzo è molto più facile stare in quella dimensione. C'è anche un altro elemento, tu dicevi l'essere stronzo e essere figo, sì. Nel senso che a un certo punto, quando sei dinanzi a uno stronzo, è come se ti sentissi legittimato a esserlo anche tu, e quindi a non essere accorto, attento a non ferire, empatico. E, una volta c'era un prete a cui ho fatto questa domanda, Don Davide, e eravamo in televisione di Papa Francesco, e gli ho chiesto, ma perché? Se uno mi dà della merda, io in qualche modo penso, lui lo sta credendo davvero, mi sta dicendo qualcosa in cui lui crede. Se invece qualcuno mi fa un complimento, subito penso, ma dove vuole arrivare? Qual è il suo secondo fine, no? Dove mi sta prendendo per il culo? Cioè, dice, perché non... Allora, e lui mi ha detto, con i miei ragazzi, lui raccoglie davvero, no, ragazzi, persone insomma, diciamo, ormai completamente abbandonate in strada, li va letteralmente a raccogliere in strada. Lui dice, quando noi facciamo dei gesti di bontà, il primo pensiero è, cosa vuoi fare di me? Prendi soldi dallo Stato per salvarmi? Vuoi abusare di me? Mi metti adesso per recuperare a lavorare gratis? Cioè, subito così. E non ci credono in un gesto di solidarietà, non ci credono. E lui si è dato questa idea, se dovessero crederci dovrebbero cambiare vita, perché accogliere un gesto buono poi significa che se è possibile essere buoni o se è possibile cercare di esserlo, poi devi cambiare, non puoi più stare in guerra, fregare tutti perché tanto vieni fregato. E quindi già solo accettare che possa esistere questa cosa è... poi ti fa sentire con te stesso a disagio continuare invece ad avere certi atteggiamenti. Quindi lui dice, se accettano il mio gesto gratuito, cambiano. Se invece pensano che il mio gesto gratuito nasconda qualcosa, puoi rimanere, no, in questa guerra, quindi essere stronzo anche tu. Però c'è, nel senso, il fascino dello stronzo, del cattivo... dei titoli violenti, insomma, ahimè in questo momento è vincente. No? Senti Roberto, prima di fare la domanda a Edoardo, di lasciare la domanda a Edoardo, hai parlato di stronzi versus buoni, no? E io ti voglio fare una domanda perché mi ha colpito una cosa del tuo percorso, scusa Edo, poi ti lascio la parola. Sì, prego. Quando è uscito il tuo primo libro, tu eri visto come quasi un eroe, come un paladino, cioè come uno, oh, bravo Roberto, cazzo, contro il potere. Poi piano piano c'è stato da parte di una bolla il passaggio a no, non mi convince, ah no, è proprio uno stronzo, ok? Io ti volevo chiedere, se tu hai avuto, secondo me è successo quando hai cominciato a parlare di politica, a disturbare qualche potere che era invisibile, questo insomma ce ne siamo accorti tutto. Che percezione hai avuto e soprattutto sei più efficace adesso o eri più efficace prima? Cioè adesso hai più la sensazione di parlare ai convertiti? Oppure rimpiangi un po' quando tutti ti credevano il Roberto Saviano paladino che senza macchia e senza paura? Ma sai, quello dura poco, nel senso che la dinamica, credo che fosse Arbasino che diceva, giovane promessa, solito stronzo, vecchio maestro. Venerando maestro, sì. E adesso io sono ovviamente da anni nel solito stronzo, giovane promessa dura pochissimo. Nel mio caso, che questa roba sembra drammatica, invece fa molto ridere, intorno a me c'era un pezzo di mondo, ma anche proprio molto vicino, che era convinto che morissi.
e quindi perché adesso sembra un altro mondo, in realtà non lo è per niente, ma è molto vicino. C'era un gruppo criminale che aveva iniziato da tempo infinito a fare operazioni militari enormi, alla strage di Castelvolturno, ammazzava una serie di personaggi, il povero Noviello, poverino, non lo dimenticherò mai, gli avevano tolto la scorta da pochissimi mesi, lo vanno ad ammazzare dopo 15 anni dalla sua denuncia, cioè cose assurde. Diversi di noi vengono portati ovunque, sulle isole, protezione enorme, così. Quindi c'era una parte d'Italia, di giornalismo, diciamo, ma questo tra un po' chiude il capitolo eroico. Invece ho la fortuna, sfortuna di sopravvivere e continuare a vivere di merda come sto continuando, e succede che prendo posizione. In realtà, quando tu sei, per rispondere alla domanda eri più efficace prima, quando tu sei ecumenico non stai parlando a nessuno, non stai parlando a nessuno perché non inneschi mai davvero la necessità di scelta, è che è spesso purtroppo il problema dei presidenti, presidente della Repubblica, costretti a dare sempre elementi generici, sono costretti a declinazioni del tipo il Natale è importante perché ci fa sentire uniti, e non può dire, per esempio, come questo Papa sta facendo, invece di lamentare il Natale senza i cenoni, immaginate quanti il Natale lo stanno vivendo senza lavoro, senza una cosa del genere, per esempio. E questo tipo di scelte, cioè quando tu decidi di dare una posizione, prendere una posizione, ti fa perdere sicuramente un pezzo di pubblico, ti permette di provare a trasformare la realtà, e quel pezzo di pubblico che prima ti seguiva, in realtà, più che seguirti, era, come dire, non ostile nei tuoi confronti, che non significa non seguirti. Io sono riuscito nei primi anni ad avere richieste per candidarmi in politica dalla Lega, giuro, dall'estrema sinistra, dai neofascisti, cioè tutti, perché in nome dell'antimafia cercavano di... Poi io non mi sono mai posto, e devo dire che non sono tanti gli scrittori che fanno questo, cioè non mi sono mai posto il problema faccio questo, perdo copie. Per esempio, ne ho parlato a lungo con Henry De Luca, perché quando abbiamo preso posizione su... che abbiamo vite e percorsi completamente diversi, anche politicamente diversi, quando abbiamo preso posizione sulle questioni delle ONG, il terrore di tutti era, vabbè, ma cazzo, ma adesso, cioè, perdete copie, perché nessuno è con le ONG. Parlo proprio dell'inizio, che mi pare ormai 3 anni fa. E lui rispose dritto, vabbè, allora sbagliamo a leggermi prima. Non hanno capito nulla di quello che stanno leggendo allora, no? Ma invece il tentativo continuo, anche gli sceneggiatori sono così, cercano di non prendere mai posizione, perché furbescamente sanno, sì, è vero che qui gli sceneggiatori sono tutti di sinistra, va bene, però intanto quel film è finanziato da quella banca, e quella banca c'ha quello nel consiglio, e questo, appena io prendo posizione e divento troppo esposto, mi bersaglia. Se invece faccio la sinistra zitta, passa. E questo tipo di strategia, guarda, è diffusissimo. Sì, quindi certo. Io mi sono trovato e adesso prendo posizione senza spaventarmi delle querele, certo, degli attacchi. È quello che dice, è incredibile, perché vale anche in piccolo nel mondo dell'intrattenimento, perché se sappiamo bene che se lavori ecumenico, lavori, se prendi posizioni, piano piano delle porte si cominciano a chiudere e diventa sempre più difficile. Solo una curiosità, Roberto, adesso chi è che ti chiede di candidarti? Neanche il condominio dove abiti, no? Nessuno mai. Si spaventano tutti, sì, per fortuna, ma io poi non è il mio lavoro. Però è il movimento che tu hai notato è un movimento che ho subito, nel senso che ho sentito fortissimo. E a volte quando ti dicono, vabbè, ma tu occupati di mafia, anche questa roba, ricorda molto quando ci sono online queste telefonate, quando i boss, è successo una volta che due boss importanti, Zagaria e Iovine, chiamano un giornalista, e per intimidirlo, sapete cosa gli dicono? Ma tu fai bene il tuo lavoro, fai il giornalista, che prendi posizione? Quindi, cioè, quando le organizzazioni o avvocati, mondi vicini alle organizzazioni, devono darti un messaggio, mica ti dicono non parlare, la mafia non esiste, questo non c'è. Certo. Ti dicono fai bene il tuo lavoro. Adesso io sono sicuro che Roberto, vai Edo, vai.
Posso fare una domanda? Perché proprio a proposito dei meccanismi di delegittimazione, dei quali tu parli molto nel libro, perché appunto parli di molti personaggi che sono stati delegittimati dal potere, nel momento in cui molte persone hanno cambiato la percezione che avevano di te, c'è stato un momento in cui ti veniva rivolta un'accusa che a me affascinava molto. Cioè, questo fatto che quando io poi ho scoperto che non era vero, ci sono rimasto anche un po' male, cioè che tu non possiedi un attico a New York. Cioè, e io mi chiedo sempre in quale modo, diciamo, il potere, la politica ha utilizzato un'accusa così strumentale e se vogliamo anche veramente molto fantasiosa per delegittimarti. Cioè, qual è poi il modo in cui una fake news, perché poi di questo si tratta, si diffonde a tappeto in così tante persone nella popolazione, in quale modo poi un'accusa del genere viene rivolta ad una persona che tutto sommato sta soltanto facendo il suo lavoro? E te lo chiede uno che di attici a New York ne ha tre, per capirci, verdad? Ah, per io in realtà te lo chiedo perché voglio comprare il quarto, quindi volevo sapere com'era il mercato adesso. Guarda, allora, la cosa purtroppo è articolatissima, è dolorosissima. Allora, io vado via sostanzialmente dall'Italia dopo che un processo lunghissimo fatto ai capi del clan dei Casalesi, che avevano minacciato non solo me, minacciato me, Raffaella Capacchione, Raffaele Cantone, insomma, e ci avevano costretto a una vita assurda. Questi capi vengono assolti in primo grado e viene condannato il loro avvocato, considerato portavoce sì di una minaccia camorristica, infatti la condanna fu per articolo 7, ma non si sa di quale boss. Pensate al paradosso, no? Allora io dico pubblicamente, vado via, questa storia sostanzialmente è una storia terribile di esilio, uno dopo una cosa del genere va via. L'opinione pubblica ti ha già sulle palle perché hai la faccia in un certo modo, hai scritto, vendi libri, le serie vengono viste, cioè, quindi c'è già il fastidio perché tu fai cose con dei risultati ancora insopportabili, ancora più insopportabili, quindi già c'era un po' questo fastidio così. In più la distrazione, invece di raccontare che sta accadendo una roba gravissima, gravissima, altri stati infatti volevano ospitarmi, a Svezia, in Germania, ho girato ovunque in posti, quando arrivo negli Stati Uniti e vado a vivere, tra l'altro non a Manhattan, ma a Brooklyn, e vado a vivere come in un palazzo dove sopra di me ci stanno altri 20 piani, quindi quale cazzo di attico, inizia a esserci, ma tra l'altro io so persino la persona che in un'intervista lo fa, conosco persino il personaggio, un laidissimo vicino a Nicola Cosentino, che adesso tra l'altro purtroppo ha anche dei ruoli importanti, questo qua in una radio inizia a dire ah perché io lo so, c'ha le cose a Manhattan, c'ha l'attico a Manhattan, e lancia questa roba qua, l'attico a Manhattan, sì. Con le mani così. Dopodiché... poi faceva esatto, secondo me sì. Perché il personaggio che è della Manhattan, giusto. Quindi si muove. A quel punto parte la leggenda. Parte la leggenda e non la freni più. Non la freni più perché è anche questo interessante. Se tu ti fai la fotografia del tuo appartamento, legittimi dal secondo dopo chiunque a stare lì fuori a fotografarti, a romperti le palle all'infinito, e quindi ti esponi. E loro sanno benissimo chi riporta, diciamo, i siti merda, diciamo quelli lì, i siti merda, sanno la gente no, lo riporta e basta per gossip. Ma i siti merda sanno benissimo di non poter essere smentiti, perché tu per smentire ti vai a incasinare, perché soprattutto se campi come campo io, se tu metti la foto, fai il video del tuo appartamento e così qua là, legittimi tutti, ah ok, allora si è svelato lui, da domani posso stargli sotto. E questa roba una volta ebbe una declinazione da un incredibile cazzaro, uno dei più divertenti, ahimè poi... quasi patetici del web, che non so se vi ricordate, iniziava a dire che mangiavo le non le ostriche, le aragoste, che passeggiavo senza, usare le mani, peraltro questa era la cosa fenomenale. Cazzate, guardate che le cazzate passano molto più veloci di qualsiasi argomentazione di delegittimazione,
veramente. Guarda, Roberto, io non so se ti deprimerà, ma sto leggendo alcuni commenti. Sai, Twitch c'è un pubblico medio giovane, diciamo così. Poi a noi ci segue quello, la fascia media un po' più alta. Esatto. E ci sono, e ci sono un sacco di commenti che dicono: ah, ma quindi non ce l'ha l'attico a New York? Ma non sto scherzando. Ma infatti, la vera domanda è: quanto ci resta male la gente quando scopre che tu non hai l'attico? Che magari diventa tua amica per essere ospitata nell'attico. Con quello che costa una settimana a Manhattan, esatto. Almeno mettilo su Airbnb, che almeno quello. Purtroppo è così, ed è, ma io ne ho tenute tante. C'è stato per un periodo, Saviano non ha la scorta, gira in Twingo bianca, ve lo giuro. Gira in una Twingo bianca. Ma perché la Twingo bianca? No, secondo me c'era semplicemente, c'era solo un pelato che mi somigliava a Twingo bianca, e divenne questo. C'era anche la volontà di affibbiarti del cattivo gusto, secondo me. Esatto, tra le altre cose. Che brutta diffamazione questa della Twingo bianca. Ti aspetta di meglio da te, dai. Senti, Roberto, siamo andati lunghi, mi piacerebbe fare un giro di smentite finte su Roberto, tipo: Roberto Saviano non è il Chupacabra, ve lo dico io, lo so per certo, non è lui, ma non ho tempo per farlo, perché ti avevamo promesso che ti avremmo liberato alle 22.15, quindi siamo abbondantemente oltre le promesse. Non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo fatto. Lo promettiamo. Ma c'è un'altra promessa che devo mantenere, perché oggi mi hai mandato un messaggio vocale, ci siamo un attimo sentiti, e tu mi hai detto: ma stasera c'è pure Michelina? E io dentro di me ho pensato: Michelina? Ma chi è Michelina? E poi ho collegato. E allora diamo il benvenuto a tutti a casa a Michela Ciro. Ciao Michela, sono sparito io, non vi preoccupate. Ciao a tutti. Roberto, a posto? Tutto bene? Di che hai parlato? Di qualcosa di divertente? Delle cose così divertenti. Abbiamo parlato. Ho svelato che non ho lattico a Manhattan, lo so che tu ci speravi. No, ma allora sta diretta insieme che abbiamo fatto a fare. Scusami. Con chi hai parlato? Hai parlato con Ferrario? Guarda che Ferrario parla in latino, eh? Tu non so se lo sai il latino. Perché vuoi coinvolgere nelle parla in metrica una persona che ha scritto? Perché io parlo, guarda che tutti devono sapere gli affari nostri, Robè, poi sai che te racconto in separata serie. Scusate, posso fare una domanda io? Ma questo rapporto, diciamo, tra Roberto e Michela nasce dalla diretta Instagram, vi siete trovati, siete rimasti amici, così io pensavo, dico, vabbè. Esattamente, è nato da una diretta Instagram, partita anche da Torre Annunziata, perché Michela ha sangue campano, anzi torrese. Il bello pensivo che te ne anche a Chievo, esattamente. Che hai detto, Michela? Perché dovete sapere, io vi chiedo di cercare... Vi chiedo di cercare, scusate, lo so che prima c'era il greco antico, c'era la metrica di Aristofane, però dovete cercare per favore su YouTube Incendio delle Palazzine Verdi, e poi vi invito alla challenge di Natale, ragazzi, tutti, a ripetere quello che dice la signora delle Palazzine Verdi. Per favore andateci. Che è, Michela, ripeticelo tu. Allora, praticamente questa signora subisce un danno da questo incendio, allora fa questo monologo che dice: è successo come una picciata, chi lo bello pensi che la tenga che io, ha rindicato mia fatica, esce uno, che comunque vuol dire: è successo che ho preso fuoco, io non ho più come campare, e quel bel mensile che prendevo non tengo più perché dentro la casa mia non lavora nessuno, ha rindicato casa mia fatica, esce uno. E questo è... Dimmelo un po', Robego, tutti i bambù. Bellissimo, bellissimo. È un momento doloroso, ma allo stesso tempo esilarante. Vabbè. Allora, ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Io, Michi, l'ho fatta entrare, è stata cortesissima ad averli aspettato. Sono anche lavata per voi. Per spuntare come sorpresa, perché a Roberto gli avevo detto: ma non lo so, Michela è un po' impegnata, c'ha da fa. In realtà era lì. Stavo a pagalatari, stavo cercando dei pagalatari, se no non posso smaltire i rifiuti ingombranti. Senza lo speed, Michela. Roberto, noi ti ringraziamo davvero di cuore. Grazie a voi per questa chiacchierata, è stata veramente veramente piacevole. L'ultima cosa, io ho fatto una promessa a Marta, che è l'ufficio stampa di Bompiani, certo, che ci ha inviato i libri, Bompiani, che tra l'altro è anche fan di Tutti a Casa, e mi ha detto: allora, devi chiedere a Francesco De Carlo, prima di salutare Roberto, di rispolverare i fasti della prima fase di Tutti a Casa e di fare la domanda più stupida
del mondo che noi abbiamo fatto a tutti. È venuto Monti, è venuto Burioni e noi abbiamo fatto a tutti questa domanda. Quindi Francesco, lo devi fare per Marco. Ma scusami, ma ci già siamo lasciati alle spalle il lockdown, non riusciamo a lasciarci alle spalle questa domanda di Francesco De Carlo. Ma soprattutto, cioè, è una di quelle cose che se fai la premessa già è terribile, se poi la presenti così... Te ne assumi la responsabilità di fronte a un collega che però ha venduto milioni di copie, ok? Adesso vai, tocca a te. Allora, caro collega, tu non ritieni opportuno, okay? Forza, serio! Non mi ricordo manco qual era il congiuntivo che usavo in questo io periodo. Ma non lo usavi, non l'hai mai usato. Beh, c'era il congiuntivo. Okay. No! Non frana, Federica è disperata, che giustamente, peraltro. Non ti pare che, opportuno che il portavoce del governo Conte momento come questo? In questo momento complicato per il paese. Ah, in questo momento complicato per il paese, in cui tutti temiamo per la tenuta democratica di questo tanto amato paese, il portavoce del governo Rocco Casalino debba cambiare il suo cognome per invitare le persone a stare a casa. Forza. Per invitare le persone a stare a casa debba cambiare il suo cognome in Rocco Casalingo. Ciao Roberto, grazie. Ciao Roberto, grazie mille, è stato un piacere averti qui. Scusa se ti abbiamo era dovuto... andata così bene. Siamo brave persone, però. Siamo bravi, davvero. Ci sono degli spettacoli che lo testimoniano. È colpa di Marta. Certo. Che salutiamo e ringraziamo. Grazie Roberto, sei stato veramente gentile. Certo, grazie mille. Grazie. Ciao Roberto. Ciao. Salutiamo Roberto Saviano, che è stato cortesissimo ad essere con noi. E a questo punto siamo in questa combinazione strana. Aspettate che adesso mi riassesto. Anzi, facciamo così. Mando al volo la pubblicità. Miki, stai con noi 2 minuti 2? Come no? Assolutamente. No, devi andare a pagare la Tari. Devo pagare la Tari. Ma tu mi puoi dare qualcosa, Edoardo? A schiaffi, Roberto Saviano, devo pagare la Tari. Cioè, veramente. Ma siamo amici, io e Roberto possiamo, Edo. Dai, mando al volo la pubblicità che sistemo le camere. Vai. Macchie di caffè che spuntano inspiegabilmente? Rimuovile con Succhi Affè. Succhi Affè aspira il caffè indesiderato e lo ripone nel suo apposito serbatoio. Succhi Affè rimuove il caffè dal tuo piano cottura, dal tuo latte macchiato e da tutto il caffè che si deposita in casa, perfino negli angoli più insidiosi. Prenota il tuo Succhi Affè. Leggere attentamente il foglio illustrativo, non confondere con la vera e propria moca. Lucrezia, scusa se sono sparito, ma non me la sento di diventare padre. Tutti a casa. Ogni anno il numero delle cabine telefoniche diminuisce a dismisura. Dona 2 euro all'associazione per le cabine telefoniche chiamando il numero in sovraimpressione. Poi 2 euro li prendiamo e li mettiamo qua. Ma sono doppiato. Sì, perché l'audio era brutto, c'era troppo casino il traffico. Tutti a casa. Certe volte ti senti perso. La meta è lontana e non sai dove andare. Casella autostradale di Magliano. Casella autostradale di Magliano. La scelta migliore se devi andare a Magliano o zone limitrofe. Casella autostradale di Magliano. Devi andare a Orte o al Piano Scalo? Passa al casello autostradale di Magliano. Allunghi, ma puoi mettere la cortesia che trovi al casello autostradale di Magliano? Che ci sia il casellante oppure l'automatico, il casello autostradale di Magliano ha sempre il resto giusto per te. Casello autostradale di Magliano ti augura un sincero e asettico arrivederci. Il casello autostradale di Magliano ti aspetta a Magliano. Tutti a casa. Avete bisogno di un divano nuovo per la vostra casa? Nessun problema! Vi vendiamo il divano usato per migliaia di casting di film pornografici. Sapete quante pornostar sono passate qui sopra? Non potete neanche immaginarlo. E i pornodivi? Pieno di pornodivi questo divano. Ancora c'è la camera usata recentemente in Pinocchio, uno dei più grandi film porno degli ultimi anni. E ai primi 10 che telefoneranno in omaggio per voi con il divano del casting dei porno, Francesco Malcolm. Vieni Francesco! Telefonate al numero di sovraimpressione e avrete questo divano e Francesco Marco. Francesco, non sai dove ti sei seduto? Porca casa!
Sai suonare la chitarra, ma non hai tempo per leggere gli accordi da quei giganteschi libroni di spartiti? Nessun problema. Da oggi c'è 1000 note, testi e accordi per chitarra in versione audiolibro. La prima raccolta di spartiti, letti a voce alta, che puoi sentire in cuffia mentre suoni, mentre sei in macchina o mentre fai le pulizie. Dentro puoi trovarci brani di grandi artisti come Lucio Battisti, Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. La Vasco Rossi. Respiri piano. Sol. Per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Ligabue. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta ancora lo decide lei. Corri in libreria e compra 1000 note, testi e accordi per chitarra in versione audiolibro. Tutti a casa. Se ti piace Tutti a casa, adorerai fare pubblicità durante Tutti a casa live. Scrivici a tuttiacasalive@gmail.com o manda un WhatsApp al 3.714.173.950. Tu metti i ziordi, noi mettiamo la creatività. E insieme continuiamo a produrre il non programma preferito dagli italiani. Tutti a casa. Ed eccoci qua, siamo tornati su Tutti a casa. Ringrazio Edoardo Ferrario che avrà apprezzato la citazione i ziordi, ovviamente. Apprezzo molto da Elisabetta Cancelli. Di paese. Ormai devo dire che è un termine che uso correntemente in tutti i momenti della giornata, quindi spero che arriverà breve, diventi anche gergo milanese, però questo sarà Chiara Galeazzi a doversi occupare della diffusione di questa cosa, più di quanto non sia stata diffusa la fake news del lattico di Saviano. Senti, esatto. Michela, ti abbiamo sentito durante la pubblicità, chiama Amo, che oddio, e pensavo che non ci fosse l'audio, perché io lo volevo vedere, ma quanto fanno ridere queste pubblicità. Grazie. Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto morire. Poteva succedere di peggio con l'audio acceso, Michela, tipo che non è vero che devi pagare la Tari, tante cose. Insomma. Allora, tassa dei rifiuti urbani, eccoci qua. Ce l'ho qui. E lei, Taru. Tari. Esatto, ragione per te. Mandiamo un abbraccio al volo anche a Stefano Rapone, che aveva un audio vocale da chiedere a Roberto Saviano. Ma non me l'ha mandato. Ma ha detto, lo stavo registrando. Ah, Robè, 40 minuti di intervista c'è stato. Stefano. Ho detto Robè, invece volevo dire Stefano. Francesco, al volo, prima di parlare del prossimo argomento, ricorda la challenge. Beh, la challenge, ragazzi. Qua abbiamo dimostrato che possiamo arrivare a chiunque. Quindi, la challenge è questa. Prendete un pezzo di carta, scrivete il nome del prossimo ospite che volete vedere qui a Tutti a casa, oppure prendete una foto da un giornale o dalla settimana enigmistica e noi lo porteremo qui la prossima settimana per questa Christmas edition coi fiocchi. Mandatecela tutti a casa live@gmail.com, non scrivetelo sul cellulare, invece mandateci solo gli audio. Non abbiamo ricordato in uscita, perché non siamo dei bravi conduttori, la copertina del libro di Saviano, ma ne abbiamo parlato abbondantemente, eccolo qua, gridalo. C'è un'altra persona a cui dobbiamo fare l'imbocca al loop, che è Michela. Roberto Ferri, qualcuno di Un posto al sole, per favore. Oddio, mi sembrava Zeman, pensa. Vedi? Roberto Ferri, ma te, guarda, mo ti do un po' di file di Rai Play, mio caro. Roberta, ma io t'ho raccontato. Sì, Roberta, ma perché chiamo tutti? Ma che c'hai? Oggi tutti Roberto. Sai Ricky Memphis, lo diceva Roberto. Michela, ti ho mai raccontato che durante la prima stagione di Tutti a casa, per farti una sorpresa, avevamo chiamato Patrizio Rispo? No. Sì, me l'hai raccontato. Prima era Nina Soldano. No, poi Soldano. Nina Soldano, cioè, ci siamo andati così vicino. Mentre... Però cambia spesso sto nome. Tu me stai a cazzarà. No, è lui che chiama tutti Roberto. No, io chiamo tutti Patrizio Rispo. Oggi sono stato da Patrizio Rispo. No, però non ci ha risposto. Ci ha fatto ghosting, Michela. Ci tenevo. Però Nina Soldano eravamo vicini. E lei ci aveva il 56K al posto del modem e non ci aveva la connessione quel giorno. Ricordiamo le cose. È vero, è andata così. Però non è carino dire queste cose di Nina Soldano, comunque. No, Michela ce l'aveva. Michela. Ah, io sì, scusa, guarda, Federico, meno male che mi hai sollevato da questa impasse, perché ho dei momenti in cui mi addormento e pensavo a delle cose, quindi grazie Federica.
È un piacere averti qui, Michele. Sempre pronta. Peraltro, non abbiamo detto che stasera lasceremo la linea a due amici, ragazzi, in competizione tra loro, perché alle 11:15 su Rai 4 parte Saverio Raimondo con il suo pigiama rave, al quale va il nostro più grande in bocca al lupo, merda, 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 bocca Saverio. Lupo. E tra l'altro ci saranno dentro anche Tommaso Fauro e Guglia Scognamiglio, ragazzi, quindi proprio mezza tutti a casa. E contemporaneamente alle 11:35 parte, c'è un'altra puntata di Valerio Lundini e Emanuela Fanelli in una pezza di Lundini, quindi insomma doppio in bocca al lupo, noi finiremo in tempo. Allora ragazzi, avete visto? Che cosa? No, niente, mi piaceva creare questa tensione prima di... Prima di... Spero che ognuno poi noi cascati come delle... Dai, però qua già c'è chi si prende la melatonina, che non creare tensione a caso. Allora, facciamo una cosa che non abbiamo fatto. Chiediamo al pubblico di che cosa vogliono che parliamo in questi pochi minuti che ci rimangono. Se vogliono che parliamo dei... questo è il Twitch che ci piace, facciamo un po' di Twitch fatto bene. Di cosa volete che parliamo? Andiamo proprio dittatura della maggioranza, vai. Allora, le opzioni sono... Della rissa al pincio, dei video più visti di YouTube che sono usciti oggi, non so se l'avete visto, è uscito la categoria, la lista dei video più visti d'Italia 2020, oppure della misteriosa malattia indiana che potrebbe devastare il nostro 2021. No, la malattia indiana, voglio essere preparata, devo sapere. Allora, vai. Ho lanciato... La malattia indiana è lo yoga, che ha già devastato questo paese da decenni. È la curcuma, è vero. Scusate, che cos'è sta cosa? In cobra, ci siamo rincoglioniti tutti quanti. Scusate, ragazzi, che cos'è questa malattia indiana? Caro mio, pensavi di stare tranquillo, invece un altro anno così te tocca, Ho lanciato il sondaggio, ragazzi, voi non lo vedete, ma su Twitch lo stanno vedendo in tempo reale, possono votare, scrivendo in chat 1, 2 o 3, e sta vincendo in questo momento a pari merito, ragazzi, il video più visti di YouTube e la misteriosa malattia indiana che potrebbe devastare il nostro 2021. Indietro è la rissa al pincio, quindi al volo avete visto pincio. Chi se ne frega della rissa al pincio? Sì, no, ma chi c'era di voi alla rissa al pincio? Forza, chi c'era di voi? Chiara, tu c'eri, Federica. Ero là. Poi c'eravate. No, non parliamo però della rissa al pincio, che non ne frega niente a nessuno. Ma non ne parliamo, che ci sono ancora. Rissa, io non so niente, è stata, perché cosa è stata sta rissa, almeno... Dai. Sai che non lo so? Francesco, se lo sai, diccelo. Quanto è bello che stiamo parlando dell'unica opzione di cui il pubblico non vuole. Il pubblico non vuole. Ma quello che sto dicendo. Perché la democrazia ha fallito. Perché noi vogliamo coltivare una nicchia, quella che vuol sentir parlare della rissa al pincio. Perché tanto il mainstream non esiste più, parliamo alla nicchia. Tempo scaduto, con l'88% dei voti ha vinto i video più visti su YouTube. Posso 2020. Dire una cosa, scusami? Ma c'è la pandemia nuova guardate i video su YouTube, madonna. No, vabbè. Chiara, i gattini, le cose. Insomma, gattini. Chiara, ma quanto mi ha fatto ridere? Quanto mi ha fatto ridere quando c'era Saviano, che tu stavamo parlando della N-word e Ciccio ti ha detto non si può dire, come se io stessi per dirla, tra l'altro, come se lo dicessi in continuazione, notoriamente. Manco per spiegare un concetto chiaro. Avete... Non ho mai detta durante Comedy Talk niente davanti a Saviano, ma te lo dico. Regola, dire però Biangro, che comunque è l'alternativa, esatto. La N-word inventata, allora, abbi pazienza. Mi correggono tra i commenti, non era l'88% dei voti, era il 43% dei voti, però comunque ha vinto i più video su YouTube e non... La pandemia. Ma da chiamo Rudy Giuliani adesso, ti faccio causa. E giustamente Mr. Cesar sui commenti ci scrive: c'è la pandemia nuova e voi guardate video, disse Chiara al pubblico di un sito di video. Esatto, esattamente questa idea. Infatti, quello. Vabbè, durante una pandemia. Quali sono sti video di YouTube più visti? Andiamola a vedere. Vediamo. Insieme, eccola qua. Ci so. Al primo posto c'è Rai Sanremo, Bugo abbandona il palco dell'Ariston. Quando eravamo felici. In Italia. Al secondo posto c'è l'aeronautica militare, il sorvolo delle trecce tricolori su Roma a 360 gradi. Scusami, le trecce... Ma che sono le trecce?
Le trecce tricolori. Le trecce tricolore, gli occhi azzurri. Sono sorelle gigantesche, questo ruolo che sono in Italia, questo paese meraviglioso, vedi, tutti gli schizzi di mozzarella, e questo è il video ovviamente più picco. Anche io ho fatto un video di quello, delle frecce tricolori. Sì, l'hai fatto, Michela? Sì, l'ho fatto. E perché lo dici? Tenera. Sono una persona semplice. Andiamo a vedere se quel video è tra questi 10, Michela. Fatto in casa da Benedetta, al terzo posto, pane comodo fatto in casa senza impasto, ricetta facile. Per sederci sopra, senza impasto. Senza impasto cosa metti in forno? Credo fatto di polistirolo, immagino, non lo so. Ma sai... Non lo impasta, non lo gira, non lo fa con le mani. E non viene a strati, tipo farina, acqua, lieve. Ma come fate a sapere tutte queste cose del pane, ragazzi? Ma forse no, senza, io non so niente. È senza impaccio. Vabbè, senza impatto. Andiamo al quarto posto, dove ci sono i Pantellas, le video lezioni studenti versus prof con i Pantella e Favi J. Ah sì, io mi ci sono comprato le case, sì no, funzionano benissimo, vi assicuro. Studenti versus prof non va mai di moda, non finisce mai. Andiamo concordo. A quinto posto. Le case. When Gamers Fail, Lion, intervista 8 con tutti i miei amici, speciali 3 milioni, ammazza. E quindi è stato visto un sacco, evidentemente roba di gamer. Serie A al sesto posto, Milan-Juventus 4-2, rimonta clamorosa. Al settimo posto, Italia's Got Talent, il golden buzzer di Federica Pellegrini, che sembra la metafora per qualcosa di osceno, ma non lo so, credo che sia... Per cosa ha dato il golden buzzer? Per cosa l'ha fatto, scusami? Federica, ti abbiamo visto che hai tolto il bicchiere appena è sparita la grafica, puoi bere, eh? Non ti... Guarda, adesso io rimetto la grafica, Federica beve... Tolgo la grafica, ecco la beccata che beveva. Ah, levato il vino. Che abbiamo visto. No, sto ancora cercando il pane senza impasto, scusatemi. All'ottavo posto X Factor Italia, My Drama conquista El Raton con Ta Supreme e Mara Sattei. Uno solo di questi nomi è quanto vero. Quanto caps lock. È vero. Madonna, che ridere. E ho poi... visto un meme bellissimo su El Raton. Con Guzzanti in Boris quando fa il conte che dice ma poi questa fissa per El Raton, ma è fisicamente un topo, che vuol dire El Raton? Uno dei meme mi hanno più fatto ridere recentemente, scusate. Lo recupereremo. Poi al nono posto, Ministero della Salute, per tornare tutti insieme a sorridere, come usare le mascherine. Allora ragazzi, facciamoci una riflessione. Il nono video più visto in Italia è come mettere una mascherina. Ah, beh, insegnate, dai. Ma sì, meglio. Ma... Però tu lo sapevi che poi andavamo a fare queste considerazioni quando escono i 10 video su YouTube. Cioè, ma non scusate, è, che... è un buon segnale che ci sia quel video al nono posto o è un cattivo segnale, secondo voi? È un buon segnale, la gente si è andata a imparare. Beh, però solo al nono posto. Brava Michela, brava. Gli italiani imparano. Oggi la mascherina, domani il gomito. E poi le mutande, certo. Il pane senza impasto, si impara molto in questa classifica. Il golden buzz. E al decimo posto, l'ultimo? Jackie Dale, da Milano a Roma in monopattino. Lo voglio vedere anch'io. Ma durante il lockdown questo l'ha fatto? Sì. Con i cecchini che... Esatto. Più che altro, non sapevo che Milano-Roma fosse tutta in discesa, ma vabbè, non sapevi, Francesco, dicevi? Dico, questo è YouTube Italia o YouTube Mondo? Voglio pregare mondo, il Signore. È Mondo. Io credo che al signor Jack Wisconsin dell'Ohio di buco non gliene frega un cazzo, per cui non credo che... Però come andare in monopattino da Milano a Roma, sì, dai. Quello probabilmente. Ragazzi, sondaggio, quanti video avete visto di questi, davvero? Per curiosità, per capirci quanto siamo fuori bolla. Uno. Allora, Michela 1, Chiara 1. Qual hai visto? 1. Vabbè, ragazzi, Bugo e Morgan. Voglio tu. Sapere quale video ho visto Michela. Vabbè, Bugo e Morgan. Ma tu lo sai che quel giorno, quando è successo, io sono andata in giro da ogni persona che incontravo a fare le buone intenzioni e la maleducazione. E ho fatto anche un balletto. Vi sto dando questa notizia completamente inutile. Possiamo vederlo, questo balletto? Sì. Però... Prego. No, aspetta, vabbè, sulla mia pagina Facebook, ma l'ho fatto sì per ride. Mo non andrò certo, Michi, no, facciano live.
Da quando ti sei messa la Treccani dietro le spalle fai solo cose da intellettuale quest'anno, posso dire? Guarda, ti dirò, caro Edoardo, rispetto al primo lockdown ho anche imparato a leggere, eh? Ed è per questo che ho messo la Treccani dietro le spalle. Come vabbè, gli avvocati negli anni 90, proprio senza Treccani non si ricevono i clienti, però brava perché esatto, ti stai molto. No, però guarda, brava, perché ti fa bene all'immagine, Michi. Vedrai che adesso piano piano arriviamo anche all'Accademia dei Lincei, non ti preoccupare. Hai visto? Hai visto? Edoardo, è incredibile. Balletto, però solo previa tua presentazione. Allora, questo balletto, un mio fan me l'ha oggi ricondiviso ed è un mio balletto dove io ballo su Buco e Morgan, però voi continuate a parlare, io poi ve lo recupero, bisogna andare indietro di parecchi mesi, vai, vai ragazzi, vai, Edo, vai, okay. Edo, quanti video hai visto di questa classifica? Ma guarda, sinceramente ho visto Buco e Morgan, no, ti posso, scusami, ecco, se me la riagevoli un attimo. No, vedrei volentieri. Ah, qua mi dicono che il Golden Buzzer della Pellegrini era per un che era un ragazzino, una cantante sostanzialmente. No, mi interessa invece molto questo discorso del ragazzo che va da Milano a Roma in monopattino, Jackie, sinceramente. Jackie, no, più che altro anche per l'autonomia del monopattino, cioè nel senso, voi dite che era elettrico? Bella, tu giustamente hai suggerito, che era in discesa. Non lo so, sarebbe bello. Aspetta, mi sa che me lo vado a vedere. Attenzione. Subito. Ah, questa. Allontanano un po', Michela. Michela è quella a sinistra, giusto? No, è solo il divano. Lo ricordo questo video. Sì. Questo è un omaggio, scusatemi, penso un omaggio necessario. Tutti quanti sentivate il bisogno. Vabbè. È bello vederlo nel giorno della prima della scala. È molto bello vedere questo video. Chiara, come ti senti? Sono commossa. Michela, ti hanno tolto un pezzo di Milano. Sì, già oggi gli ambrogini d'oro così tristi, poi in più un accrocchio di robe alla scala, bello, è bellissimo, però certo non c'era la santa anche vestita di verde smeraldo. Capito, Federica, anche tu, da vera milanese, non sei potuta andare quest'anno. Guarda, io ogni anno mi vesto di verde come la santa anche e vado alla scala con le piume. Con delle piume, non so perché, non so se la santa anche mi ha messo delle piume, però la immagino con delle piume alla scala. Sì, ho sofferto molto, molto. L'anno prossimo tutte e tre. Possiamo dire che è un po' un peccato che tutti a casa non abbia vinto l'ambrogino d'oro? Lo possiamo, sì, appunto. Di base è romano, quindi niente. Però fagli vedere quel premio che abbiamo vinto, che ce l'ha dietro. Stai parlando del Video Città Awards. Il Video Città Awards. Il miglior programma in streaming della quarantena? Ci ha premiato niente meno che Rutelli? No, dico, please, visit Ciccio. Tutti a casa. Esatto, Barroso, visit. Però io vi dico che secondo me, se Michela continua a fare questi altri interventi un po' alla Alberto Moravia, il prossimo anno lo vinciamo anche noi l'ambrogino, Cioè, se comunque teniamo il livello così alto, io vi dico che ce lo portano proprio a casa. Con certamente, certamente. Certamente, Edoardo, poi mi devi insegnare la metrica latina, però, perché poi io voglio arrivare, anche voglio avere di più. Allora, comunque si è andato nello stesso palazzo della nostra insegnante del liceo, cioè per cercare di recuperare terreno con delle ripetizioni private, veramente una mossa di una bassezza spaventosa, Michela. Non mi va giù, Edoardo, non mi va giù che tu fossi il preferito della mia prof di latino, non mi va giù. Scusate, abbiamo chiuso questa parentesi. Ragazzi, posso dirvi, vogliamo fare una cosa? Vi date appuntamento al Pincio, Michela, Edoardo, e facciamo scoppiare una mega rissa con tutti i fan di Tutti a Casa, così. Sì, però ci dobbiamo picchiare con il vocabolario di latino, A colpi di esametri giambici, vuoi dire, perché non sono una persona adatta per fare a botte. Bene, però è vero, è dalla prima fase che c'è questa... Quante risate ci siamo fatti. È dalla prima fase che Edoardo e Michela si stuzzicano un po', Attenzione, c'è questo rapporto di odio e amore dovuto... Vabbè, ma... I più attenti ci dicono dovuto al fatto che hanno fatto lo stesso liceo, e direi di sì, perché lo hanno
giusto, evidente. Avete fatto lo stesso. Sì, insomma, abbiamo messo al corrente anche l'ex presidente del Consiglio Mario Monti del fatto che noi abbiamo avuto il nostro io non c'ero quella sera perché tu avevi paura, tu avevi paura che io ti denunciassi per le tue malefatte a Mario Monti, non glielo volevi dire, quindi non stavo mi hai fatto con Mario Monti, con l'amichetto mio. Ma di che cosa dovevo avere paura? Certo, perché Mario Monti è un tuo amico, no? Invece io ho solo amici tipo De Carlo. Siamo andati a cena insieme. Una delle cose che mi ha fatto più ridere fu un commento di una sera di un nostro ascoltatore che, quando io dissi, no, non so se si ricorda, presidente, quella sera eravamo a cena insieme, e lui ha detto sì, però insomma ci tengo ad ammettere che non eravamo da soli. E uno ha preso le distanze. Super. Mario Monti ha appena frenzonato Edoardo Ferrario, e io poche volte ho avuto una soddisfazione professionale del genere. Ma tu sei stato a cena con Mario Monti? Sì, vabbè, ma amici, non niente di serio. No, guarda, sì. Tra un paio di volumi tanti, Edo, al tavolo eravate distanti o vicini? No, era in un periodo meraviglioso pre-pandemia in cui Federica si poteva sognare ancora. Erano amici, c'era promiscuità. Sì, sì. Ragazzi, stiamo sorvolando su questa pandemia del 2021 indiana. Possiamo vedere, esatto, possiamo vedere la malattia indiana. Di che morte dobbiamo morire? No, sì, no, stavo sentendo dei messaggi vocali assurdi. Vabbè, uno ve lo faccio sentire, va così alla cieca. Ciccio, io vorrei che voi affrontaste il tema dei coltivatori di mango in Guatemala. Aia. Allora, non può parlarne. Siamo vicini. Siamo vicini. Beh, guarda. Siamo vicini. E ci dissociamo. Ci dissociamo. E allora a questo punto parliamo della malattia. In India. Sì, ma veloci che dobbiamo lasciare la linea a Saverio. In India, centinaia di persone sono finite in ospedale per una malattia non identificata. L'ignoranza. Tra i sintomi, nausea, convulsioni e perdita di conoscenza, le persone si ammalano, soprattutto i bambini. Stavolta tocca a voi, che cominciano improvvisamente a vomitare dopo essersi lamentati di avere gli occhi che bruciano. Questa cosa avviene in India, nell'Andhra Pradesh. Ragazzi, buon 2021 a tutti. Che dire? In Andhra Pradesh so così, in Andhra Pradesh purtroppo. Ma è un virus? No, in realtà no, potrebbe essere inquinamento, potrebbe essere il lunedì, magari è solo che... Potrebbero aver visto Vacanze su Marte. Questo è proprio quanto è snob questo momento. Però chiara che snob la propria polge e desita c'è ancora da mai visto Natale in India, poi abbi pazienza. Attenzione, Giampiero ci scrive fake news, è solo acqua contaminata. Oh, grazie Giampiero. Possiamo andare a letto tranquilli, ragazzi. Allora, proprio... First world problem, capito? Ma allora perché lui lo sa, perché lui lo sa il post, no? Per Pradesh, ma che cazzo? Non lo so, ma che ce frega, Giampiero ci ha detto che siamo tranquilli, Fede, melatonina e vai col tango, tranquilla. Ma funziona sta melatonina? Un botto, Michela, un botto, non hai idea. Ma io se non ho ancora capito perché la prendi. Ma dove la prendi? In erboristeria, perché io soffro di insonnia. In farmacia. Allora, è un tema complesso, sì, si può prendere sia in farmacia che in erboristeria. Ma quella buona dove sta? E te lo scrivo in privato, se no faccio pubblicità. Ma che ci frega, mica falla, non ti preoccupare. Oppure te la rivendo io direttamente, ti devi fidare del prezzo, però te la vendo io che ne ho un sacco. No, tu mi fai la cressa, mi dispiace. No, prezzo onesto. Poi dai soldi a Ferrario. No. Edoardo, in chiusura c'è una domanda per te al volo. Come va la pubblicità per il Molise? Ci sono stati effettivamente degli aumenti di turismo? Allora, guarda, non abbiamo avuto ancora riscontri, nonostante il terrore iniziale della RAI a mandare la pubblicità contro il Molise, a favore del Molise. Loro la consideravano una pubblicità contro il Molise. Questo per dire che nel mondo in cui viviamo oggi si possono offendere davvero tutti, compresi i molisani, per una pubblicità in favore della loro meravigliosa regione. Però invece alla fine è andato tutto bene, anzi mi hanno dato le chiavi della città di Isernia, e per questo io davvero ringrazio il sindaco Gian Matteo Lopace, che davvero mi ha fatto un bellissimo regalo. E viva 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 il Molise, come si direbbe a detto fatto, anche se non si può più dire. Perfetto, grazie Edo. Ci dissociamo. Domanda anche per Michela Cirò, anzi messaggio vocale per Michela Cirò.
Dite a Michela che la mia migliore amica è la cugina dell'attrice che fa Serena ad Un posto al sole. Magari ci posso provare a chiedere il numero, anche se è un pochino riservata. E se volete faccio un tentativo. Un bacio, Giulia. Beh, Giulia, che te devo dire? Grazie, mandacela. Giudicare dall'espressione di Michela è qualcosa di molto prezioso. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntatona di Tutti a Casa. Grazie per essere stati qui. Lunedì prossimo torna Tutti a Casa. Giovedì invece, probabilmente, o giovedì o venerdì, in uno di questi due giorni, ci sarà una nuova puntata di Comedy Talk, di cui tra le altre cose parleremo di Renzo Arbore, che dichiara che non ci sono comici in Italia e perché non si fa l'X Factor dei comici. Ne parleremo. Chissà, magari anche con Renzo stesso. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie Michela Ciro. Chiudiamo qui. Ciao Michela, grazie, buonanotte. Ciao Federica, ciao, buonanotte. Ciao Edoardo Ferrario, buonanotte. Ciao, grazie ragazzi, mille. Ciao. Ciao Chiara Galeazzi, buonanotte. Grazie ciao. Mille a Roberto Saviano per essere stato con noi. Grazie anche a Marta, ufficio stampa Bompiani, che ci ha aiutato a organizzare tutto questo. Michela, aspettate, voglio vedere Michela che stai a fare. Michela, che fai? No, di non ci siamo più, allora, stavo denudata, sto la parrucca. Non siete più in video, ma siete ancora in audio. Se attacchi non ci siete. Ho un problema. Chiudo tutto, chiudi spengo tutto. Il computer. Federica, ciao ragazzi. Ti sei già stravolta in un secondo. Ah, già, ha già chiuso, niente. Ciao anche Michela che ha chiuso, ciao anche Chiara che non ha chiuso ancora ma se ne sta andando, buonanotte. Francesco, siamo rimasti io e te, due somari e tre briganti, e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ci vediamo lunedì prossimo, anzi ci vediamo prima per Comedy Talk, parleremo di questo articolo di Renzo Arbore, molto simpatico, e chissà di quante altre belle cose. Prova a mandare un messaggio a Renzo Arbore, nel quale ho lavorato in Guarda Stupisci, che tra l'altro era oggi in onda su Rai 2. Vediamo se lo riusciamo a convincere a venire. Il contrario. E che ci sono nuovi comici. Partiranno altre iniziative su questo canale, quindi se non l'avete fatto cliccate segui sul canale di Ciccio Lancia, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per donare, per sostenere le attività di questo canale. Grazie a Zenovalle che si è iscritto a Prime, ricordo che anche Alessandaria e Ale Photoshop che si sono riscritti. Grazie. Anche a Zip in Compagnia che si sono riscritti. Vi ricordo che iscrivendovi, se siete abbonati a Prime gratuitamente, sostenete le attività di questo canale, oppure potete semplicemente mettere segui e vi arrivano le notifiche di quando siamo in diretta. Tornerà in futuro anche Professoroni, ci stiamo già lavorando, però per questa sera è tutto. Grazie a tutti da Francesco Lancia. Grazie a tutti da Francesco De Carlo, ci vediamo presto. Ci vediamo presto e vediamo che ospiti volete nella sigla di coda di Tutti a Casa. Aspetta che l'altra volta facendo questa cosa si è piantato, vediamo se anche stavolta lo fa. No, stavolta pare che non lo fa. Allora possiamo dare la buonanotte. La linea a Saverio su Rai 4 e a Valerio Rundini su Rai 2. Ragazzi, siete tantissimi ancora lì, se adesso andate tutti a mettere su Rai 4... già facciamo un sacco d'ascoltatori per Saverio, poi dopo anche da Valerio Lundini, se no le recuperate su RaiPlay. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao 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 ciao. Ehi, bella guagliona. Sono Rapone, il baldosone dei sensi. La puntata ormai è finita. Che ne pensi di andare sotto le pezze e farci una bella dormita? Oggi sono un po' stanco e forse ho anche un po' di mal di testa. Ti dispiace se stasera non facciamo cosa, insomma. Dopo gioie, marasmi e grandi parapiglia, torna tutti a casa e la sua grande famiglia. In diretta per voi il non programma, eccolo qua. E adesso che è terminata un'altra puntata, vi accompagno cantando a fine serata, sognando di sentire al più presto un nuovo Ra. E se non vuoi che finisca qua, non ti devi stare a preoccupare, ma tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Francesco, fanno finta. Ma tu Franco sogna Salatino. E spera, tutti a casa tornerà. Magari. Papaira. Forse tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Non male, Le trecce tricolori. A casa. Ah, ma l'abbiamo detto che non devono perdere la prossima puntata, che sarà tutta speciale natalizia? Shhh, con una grande sorpresa? Titto. L'ho detto? L'hai detto? Ciao a tutti. L'hai detto. Buonanotte.